Ciao Rice Afrodite, benvenuti o bentornate nuovamente. Se tu invece non mi conosci ed è la prima volta che mi stai guardando, il mio nome è Berenice e ti invito ad iscriverti a questo canale. Allora, come prima cosa starò utilizzando questo primer mattificante di Love Revolution PH Delight per mattificare quello che è il viso. E anche, non solo il viso, anche le palpebre. Io ho già fatto le sopracciglia, ok, che l'ho fatto fuori camera, però comunque se volete sapere qual è la mia routine e come lo faccio, lasciatemi un mi piace su questo video. Se arriviamo, che ne so, a 20 mi piaci, già io lo so che voi lo volete e comunque lo faccio e registro il video proprio dedicato a come faccio le ciglia e le sopracciglia. Allora, dopodiché starò utilizzando il Full Coverage 2 in 1 della Kiko nella tonalità N145 come correttore. Infatti questo è un 2 in 1, si può utilizzare tanto come fondotinta che come correttore per correggere, scusatemi, anche sotto gli occhi, il naso e tutto per i contouring. Io in questo caso lo sto utilizzando per le palpebre, perché comunque non ho il colore delle palpebre uniforme e questo è abbastanza coprente e quindi anche per pelli miste e grasse. Intanto sto mettendo anche questo burro cacao. Che trovate tutti questi prodotti li trovate nell'Amazon Shop. Io vi lascio sotto nell'info box tutto ben, insomma, il link dell'Amazon Shop mio, dove potete trovare la maggior parte di questi prodotti. Potete trovare anche i pennelli, che mi sto trovando benissimo con quei pennelli, hanno un costo abbastanza economico. Il burro cacao si chiama Lip Balm Classic Natural, questo è quello classico, però ci sono di tanti sapori, colori e forme, insomma, voi poi scegliete quello che più vi piace. E anche avete visto che ho assettato il correttore sulle palpebre con l'Essence Bridget Up Banana Powder, che c'è anche nel Amazon Shop. Comunque voi vedete accanto al nome sotto scritto Amazon Shop, vuol dire che li trovate lì. Passiamo alla colla per i glitter, perché in questo trucco starò utilizzando la colla per i glitter che ho comprato su Amazon e che trovate sempre nell'Amazon Shop. Si chiama Glitter Fix Gel Mon Glitter, è già un po' che lo sto utilizzando, mi sto trovando bene, veramente mi tiene i glitter attaccati e non cadono finché non faccio la routine per struccarmi. Perciò questo è un pacco di 6 se non sbaglio. Dopo sto utilizzando questo sporco glitter, che sono 12 scatole di diversi colori, con glitter di diversi colori, e possono essere utilizzati tanto per il viso come per il corpo, anche per le unghie. Se fate sapete fare le unghie, la gel, queste cose qua, questi glitter possono anche essere utilizzati per le unghie, con i prodotti ovviamente che avete bisogno di avere per le unghie. E questo pennello fa parte del set di pennelli di 17 che ho comprato già da un bel po' e sono ottimi, ottimi. Poi sto utilizzando questa polvere di Desert Bronzing Powder della Pupa nella tonalità 02. E questa polvere la sto utilizzando prima della base. Perché prima della base? Perché io, avendo la pelle mista grassa, ho bisogno di mettere la polvere sotto, poi la base sopra, poi polvere di nuovo, così non mi diventa la pelle come una friggitrice. E le ciglia finte che vedete che ho messo fuori onda sono anche loro di Amazon e sono fatte a mano, hanno un prezzo ottimo. Andate a visitare l'Amazon Shop che li trovate lì e sono riutilizzabili, perciò io li metto, poi li rimetto nel pacco e sono 15 paia a un ottimo prezzo. Poi della stessa marca Full Coverage 1 in 1 di Kiko sto utilizzando il fondotinta nella tonalità WR150. Questa tonalità vi devo dire che a me va bene tanto per l'inverno,
come per l'estate, cioè non ho notato grandissima differenza, anche se l'estate non mi, insomma, non è che mi trucco tantissimo. Poi, come avete visto quello spruzzino lì? Quello è il tonico dell'Oréal Paris che sto utilizzando per assettare bene il trucco. Sto utilizzando anche per poterla statrificare bene, per poterla lavorare meglio con il pennello. Sto utilizzando questo tonico. Sul tonico, tutto va sulla mia esperienza personale. Io mi trovo bene con lui e tanto che lo sto utilizzando per assettare trucco e anche per mettere la base con il pennello e tutto. Quindi io mi trovo bene, voi dovresti provare e vedere un po'. E quindi niente, io ho uno spruzzino piccolino e quindi lo metto lì un po' di tonico. Poi ogni volta che finisce, visto che sono 400 ml, ogni volta che finisce lo riempio di nuovo. Quindi quello sto facendo con il tonico. Adesso vado ad utilizzare il correttore che ho utilizzato prima per le palpebre per fare contouring, cioè nel senso per fare contouring no, per illuminare sotto gli occhi, il naso, e la parte sopra le labbra, sopra l'arco di Cupido e anche sulla barbigia. E diciamo, vi ho detto già all'inizio che la tonalità è N145. Diciamo che il correttore mi dura abbastanza perché lo utilizzo soltanto per quello, non lo utilizzo come base perché è troppo chiaro per me e quindi veramente ce l'ho da tanto. Quello che devo già comprare è la base perché la base sì, già mi sta finendo. E adesso sto utilizzando una spugnetta per insomma, per difuminare tutto il correttore. Nell'Amazon Shop trovate un set di spugnette professionali a un buon prezzo. Non è questa che sto utilizzando qua, però comunque vi consiglio anche quelle lì. Poi le starò acquistando di nuovo per farvi insomma vedere come funzionano, come sono. Ok, quindi a me piace meglio la spugnetta, anche se devo dire che il pennello per difuminare il correttore, intanto devi essere molto brava con il pennello, perché comunque non è tanto a diciamo strisciare il pennello sopra il correttore, ma bensì dare piccoli colpetti per difuminare tutto. E quindi non è che mi dispiace con il pennello. Per assettare la parte dove ho fatto l'illuminazione con il correttore, sto utilizzando questo talco. Questo è di Borotalco. Mi sono dimenticata adesso il nome, credo che Johnson. Comunque avete visto il nome sopra scorrere, ce l'ho nell'Amazon Shop e mi trovo benissimo con il talco. Invece di comprare i polveri traslucidi, quelli lì che sono ottimi anche quelli, io con il talco mi trovo bene, perciò la maggior parte di questi polveri sono fatti a base di talco, quindi alla fine io ho preso già la mano e mi trovo benissimo con il talco, perciò niente, io vado avanti così e poi vado a seggiare il resto della base sempre con il Dessin Bronzing Powder della Pupa che trovate sempre nel link sotto in info box. Vedete che io faccio piccoli tocchettini, tipo lì, piccoli picchetti e quindi niente. Questo pennello qua non è del set di pennelli che trovate su Amazon, questo ce l'ho da molto più tempo, però nel set trovate anche pennello per la terra, quindi tranquillamente potete insomma andare a comprarlo. Allora, questo è un fard di Betty Makeup che ho acquistato una volta in un cinese. Cioè, veramente io mi trovo, vedete che lo sto finendo, lo utilizzo per il contouring perché ho una leggermente più scuro e non mi piace il contouring troppo marcato, ma leggero e mi sto trovando bene. Però diciamo, in sostituzione a questo vi ho messo
un fardi mix che è a un ottimo prezzo, ve l'ho messo nella lista shop Amazon shop, perciò questo non lo trovo più, da quando l'ho comprato non l'ho trovato più da nessuna parte, su Amazon non l'ho trovato, però vi ho messo anche un'altra opzione. Adesso con il pennello vado a ritirare l'eccesso di polvere che mi è rimasto del talco dopo che ho fatto il baking, e l'ho ritirato con un pennello pulito. E dopodiché vado a riutilizzare il tonico dell'Oreal Paris, tonico fiori rari, visto che questo è per pelli da normale a miste, quindi ottimo direi, mi sto trovando da Dio, poi è naturale, è tutto sulla base della mia esperienza personale, quindi dopodiché sto utilizzando questa palette della Essence che mi è caduta. Ho perso due illuminanti, però per fortuna non erano quelli che più utilizzavo. Qua vengono quattro colori di illuminanti, da illuminante, quindi questa la trovate all'OVS, perché su Amazon non l'ho vista, perciò non ve l'ho inserita nell'Amazon shop. Questo dovete andare, io l'ho comprato all'OVS, perciò niente, sono andata a illuminare, come state vedendo, l'arco di Cupido, il naso, sto illuminando anche le guancette qua, insomma tutti i posti dove insomma generalmente voi andate a illuminare. Vi avevo promesso questo tutorial, per quello questa volta mi sono truccata come la volta scorsa, quella foto che vi è piaciuta tantissimo su Instagram, ricordatevi di andare su Instagram, e quindi eccoci qua, questo è il risultato finale, spero che vi sia piaciuto tanto, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace, commentate, condividete, ci vediamo alla prossima, spero vi sia piaciuto il tutorial, per il mini tutorial andate su Instagram a guardarlo, ci vediamo alla prossima. Un bacino, ciao!